Deputato Scalfarotto, prego. Grazie Presidente. Il fatto che una forza tradizionalmente proporzionalista introduca con questa riduzione dei senatori una soglia maggioritaria altissima è la dimostrazione che questa riforma costituzionale non serve a rendere il Senato, il Parlamento più funzionale, ma a impedirne il funzionamento. Cioè, la verità è che tutto questo, a parte che fa passare il messaggio che se i parlamentari possono essere ridotti così, senza modificare le competenze delle Camere, significa evidentemente che i parlamentari non fanno nulla, perché se il carico di lavoro resta perfettamente uguale e si può dimezzare la forza lavoro, vuol dire che qui si lavora alla metà delle nostre potenzialità, che è il messaggio che volete, che il Movimento 5 Stelle vuol far passare al Paese, perché questa riforma costituzionale ha proprio questa finalità, quella di dimostrare che le Camere non servono, che le Camere sono fatte di mangiapane a tradimento, di parassiti, e che si può togliere la sovranità popolare da qui, passarla ai referendum propositivi di Fraccaropoli, del ministro Fraccaro, superare il modello di democrazia rappresentativa e consegnare tutto nelle mani della Casaleggio Srl. Questo è il Concluda. progetto eversivo al quale, signor Presidente, noi ci opporremo in ogni Gr modo. grazie, deputato.